Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi 27 gennaio ricordiamo Sant'Angela Merici. Ascoltiamo la sua storia. Angela Merici nacque il 21 marzo del 1474 a Desenzano sul Garda. Il padre, Giovanni, amava leggere ai figli e alla moglie libri di devozione, probabilmente la Leggenda Aurea. Da queste letture conobbe e prese come punti di riferimento due sante, Santa Caterina d'Alessandria e Sant'Orsola. Verso i 15 anni perse la sorella e i genitori, pertanto si trasferì dallo zio materno a Salò. Cambiò la sua vita, perdendo l'aria di contadinella e acquisendo quella naturalezza nell'agire che le permetterà di stare alla pari delle altre ragazze della nobiltà. Di queste non approvava la rilassatezza dei costumi e probabilmente in questo periodo divenne terziaria francescana. A 20 anni le muore lo zio e torna a Desenzano nella cascina di Grezze, impegnandosi nelle opere di misericordia spirituali e corporali e vivendo la sua spiritualità evangelica. Durante il riposo dei lavori nei campi, Angela ebbe una prima visione celestiale, una scala celeste che apriva il cielo e dalla quale salivano e scendevano angeli e vergini cantando. In questa visione c'era anche la sorella, che le avrebbe preannunciato che sarebbe stata la fondatrice di una compagnia di vergini. Nella seconda visione, simile alla prima, una voce misteriosa affermava che la compagnia sarebbe dovuta sorgere a Brescia prima che morisse. Come terziaria francescana, veniva ospitata nelle case per portare conforto e assistere a chi ne aveva necessità. Giunta a Brescia, si guadagnava da vivere con il proprio lavoro di cucito e di filatura e con i servizi domestici. Qui aveva la possibilità di frequentare le chiese e accostarsi ai sacramenti. Intanto intorno a lei si riunivano molte donne e giovinette. In questo periodo intraprese diversi pellegrinaggi, tra cui quello in Terra Santa. Prima di salpare da Venezia, i suoi occhi si ammalarono e perse la vista. Suor Angela, come si faceva chiamare, indossando l'abito francescano, visitò la Terra Santa in una situazione disagevole e conobbe quei luoghi con gli occhi dell'anima. Riacquisterà la vista, infatti, solo nel viaggio di ritorno. Ormai conosciuta ovunque, cercava di sfuggire a quanti le chiedevano una sua presenza negli ospedali e negli orfanotrofi. Fuggiva anche da Papa Clemente VII, che voleva trattenerla a Roma. Si allontanò il prima possibile. A questo punto della sua vita, l'obiettivo era la realizzazione di quanto chiesto nella visione celeste. Nel 1532, Angela chiedeva alla Santa Sede di essere esonerata dalla sepoltura in una chiesa francescana, come tutte le terziarie, scegliendo quella di Sant'Afra Martire. Non era un rinnegamento al terzo ordine francescano, ma la consapevolezza che le donne terziarie potevano subire le pressioni dei parenti a maritarsi. A Suor Angela occorreva una compagnia, le cui donne si impegnavano a vivere integralmente il Vangelo e a servire il prossimo in particolari opere di carità. Nel 1533 finalmente Angela, a quasi 60 anni, costituì la compagnia delle Dimesse di Sant'Orsola. Si dicevano dimesse perché non vestivano l'abito delle monache e di Sant'Orsola perché non vivevano tra le mura di un convento, ma nel mondo, restando fedeli a Cristo, proprio come la giovane principessa della Britannia, uccisa dai pagani insieme alle numerose compagne e il cui culto era molto vivo anche a Brescia. Angela continuava a vivere una vita di penitenza. Dormiva su una stuoia, avendo come cuscino un pezzo di legno. La sua fama di santità cresceva e a lei si rivolgevano per consigli e spiegazioni teologiche
sacerdoti, teologi e predicatori. Il 25 novembre del 1535 Angela scrive la regola della Compagnia delle Dimesse di Sant'Orsola, che venne approvata l'anno successivo dal vicario generale del Vescovo di Verona. Nel 1544 Papa Paolo III approvava la regola, facendo diventare la Compagnia un istituto di diritto pontificio. Angela muore il 27 gennaio del 1540. Il suo corpo rimase esposto per 30 giorni nella chiesa di Sant'Afra. Presso il suo sepolcro ci furono molti miracoli, tanto che molti accorsero per chiedere grazie. Fu canonizzata da Papa Pio VII nel 1807. Sant'Angela è stata una donna eccezionale, una pioniera per il suo tempo. Pensiamo a come ha rivoluzionato anche il modo di vivere la fede e la consacrazione nelle donne, permettendogli di lavorare anche se consacrate. Ma non è questo l'aspetto di cui voglio parlare oggi. Vorrei risottolineare questo viaggio che lei fece in Terra Santa dopo averlo tanto e tanto desiderato. Cosa accade? Lei parte e pensiamo alla difficoltà per una donna di poter vivere un'esperienza simile ai suoi tempi. Lei va, finalmente riesce a realizzare questo sogno di raggiungere per gustare i luoghi in cui ha vissuto Gesù, se non che appena arriva lì diventa cieca. È una sventura immensa, perché proprio quando sei lì che hai realizzato un tuo sogno complicato, ad un certo punto ti accade qualcosa che ti impedisce di viverlo come avresti voluto. Allora potrebbero partire anche dei pensieri di rabbia contro il Signore. Perché mi hai fatto questo? Che bisogno c'era? Io non lo meritavo. Eppure è accaduto. Ma qual è invece il suo modo di reagire? Ebbene, lei ha vissuto il viaggio con più intensità. Non ha detto: Signore, mi hai fatto questa fregatura. È rimasta in silenzio e ha iniziato a gustare quei luoghi non con gli occhi del corpo, ma con gli occhi dello spirito. E proprio quando lei fa ritorno a casa, la vista le ritorna per miracolo. Cosa ci insegna questa esperienza? Che ci sono tante situazioni in cui noi magari ci sentiamo di aver raggiunto la felicità, qualche bella esperienza, che a un certo punto viene interrotta da qualcosa che noi viviamo come una grande ingiustizia, che da un certo punto di vista, dal punto di vista nostro, dal punto di vista umano lo è, ma dal punto di vista di Dio è una grande occasione per aprirti ancora di più gli occhi. Quindi quando nella vita ti capita che qualcosa che hai di prezioso ti viene levato, che un'esperienza bella a un certo punto viene macchiata da un problema, può arrivare una perdita, una malattia, qualcosa di brutto, ecco, mai pensare che sia stata una punizione o qualcosa per farti soffrire. Invece è un'opportunità che il Signore ti può donare in quel momento per spalancare ancora di più dei tuoi occhi il tuo cuore, perché chi vive con il cuore spalancato è più sereno, è più felice ed è in grado di donare la felicità anche a tutti gli altri, affinché quindi anche ognuno di noi sappia cogliere il bene che può scaturire da un'esperienza di dolore anche del genere. Ci mettiamo sotto la protezione di Sant'Angela Merici. Sant'Angela, prega per noi.